Questa è la storia di un osso sfortunato, ultimo rimasto di tutta la sua famiglia. Questa è una storia eccezionale, perché da allora sono trascorse decine di migliaia di anni e ancora si sente parlare di lui. Era arrivato un gran freddo sul pianeta Terra e per molti la vita si era fatta troppo dura. Era difficile procurarsi il cibo. Era difficile bere. I ripari più caldi andavano a ruba. Tom era l'ultimo rimasto della grande famiglia degli orsi delle caverne, i più grandi mai vissuti sul pianeta. Adorava l'estate. Aveva sempre voglia di giocare. Ed era molto, molto curioso. Ma non molto attento. Nelle lunghe notti invernali, il cucciolo Duomo sperimentava l'ultima invenzione della tribù, cercando di riprodurre sulle rocce della caverna il profilo dell'orso. Diventava di giorno in giorno più bravo. Quell'inverno fu il più freddo di sempre. Solo grazie a quel cucciolo d'uomo e a tutti i meravigliosi graffiti che realizzò sulle pareti della sua grotta che oggi sappiamo con certezza chi inventò il pupazzo di neve e tanti altri famosi giochi invernali.